Benvenuti a Cerchiamo Te Missione Lavoro. Oggi parleremo di artigianalità e innovazione nell'arte orafa. Mi trovo ad Arezzo e sappiate che questa città è il distretto orafo tra i più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale. E conta il più alto numero di aziende proprio impiegate in questo settore. Sono circa 1200. E pensate che insieme al distretto vicentino, insomma, rappresenta la leadership italiana nella produzione di arte orafa. E proprio in questa città è presente la sede di Amen, che sta cercando un designer di gioielli. Tre sono le candidate che sono state selezionate e solo una di loro potrà firmare un vero e proprio contratto di lavoro. Vediamo come si sono presentate. Sono Anastasia, ho 26 anni e frequento il corso ITS, quindi che è un corso stanziato dalla regione, qua ad Arezzo per diventare tecnico orafo. In realtà però vengo da Viareggio, che è anche la città del carnevale, con i carri di cartapesta giganti. In quel di Viareggio lascio mamma, papà, che fanno entrambi poliziotti, mamma polizia di Stato, papà polizia penitenziaria. Quindi mamma resta, papà in gabbia, cioè da stare attenti con loro. E mia sorella, che è un pezzo enorme del mio cuore e che infatti mi manca tutti i giorni. Ciao Anastasia, mi auguro tu possa divertirti in questo percorso, che tu possa sfruttare la tua intelligenza e creatività, e ti mando un bocca al lupo da tua sorella. Un bacino. Mi piacciono un sacco i gatti, sono una grandissima gattara. Mi piace tantissimo la fantascienza, che è un modo per poter spaziare in mondi sconfinati pur sempre rimanendo in realtà nel reale. Mi piace vestirmi, mi piace truccarmi in maniere sempre curiose e particolari, indossare i gioielli, i fiocchetti, le cravatte. Divina, ho 21 anni, abito a Firenze ma attualmente sto ad Arezzo perché sto frequentando una scuola per diventare orafa. Sono stata adottata quando avevo 10 anni, ho una sorella che è stata adottata anche lei e ne ha 24 anni e fa l'estetista. Però lei è di origine etiope, io vengo dal Congo. Ciao sorellina, volevo soltanto dirti buona fortuna per questa esperienza, ti voglio tanto bene, a presto, in bocca al lupo. Divin è il nome che i miei genitori originari mi dettero e quindi i miei genitori adottivi non volevano cambiarlo perché era troppo bello e quindi l'hanno lasciato. Io voglio essere un'orafa, no? Però non indosso i gioielli, insomma, come vedete, sono solo orecchini. Sono una persona un pochino semplice, però oreficeria, fare gioielli, adoro, quindi mi piace un sacco. Se firmassi il contratto, il mio sogno sarebbe quello di, ovviamente, mettermi soldi da parte, piano piano. Poi, quando lo accumulo, vorrei creare una struttura per gli orfani in Congo. Essendo stata adottata e so più o meno come funziona, mi piacerebbe che anche quelli che sono rimasti abbiano un posto per stare. Sono Sofia, ho 22 anni, sono di Fucecchio, che è una ridente cittadina tra Firenze e Pisa. Mio padre è veterinario, mentre mia mamma è responsabile farmacista. Sono figlia unica, ma in casa non comando io, comandano gli animali. Ho ben 4 cani e 3 gatti. Cerco un lavoro che possa darmi autonomia e che mi renda felice. Fin da piccola ho sempre voluto fare la principessa.
La speranza è l'ultima a morire, per il momento ci accontenteremo di disegnare i gioielli, per principesse ovviamente. I miei hobby sono andare a ballare, mangiare fuori, ma anche cucinare. Sono molto brava e il mio piatto forte è la pasta coi gamberi. Un'altra mia grandissima passione è la fotografia, infatti non a caso sono la fotografa ufficiale del gruppo delle mie coinquiline. Ma ve le presento. Grazie. Boh. Lei è la secchiona. Oh, lei è la... Sei? Lato migliore? La bellissima, ovvio. Certo. Insieme siamo le Shadis Angel di Arezzo. Abbiamo conosciuto le tre candidate, Anastasia, Divine e Sofia, e per loro entrare in una realtà come Amen è una grande opportunità. Amen è un'azienda con una forte identità, conta 25 negozi monomarca ed è presente in oltre 1200 gioiellerie in Italia. E chi ha creato questa bella realtà imprenditoriale? Giovanni Licastro. Andiamo a conoscerlo. Giovanni. Benvenuta Adriana, come stai? Benissimo. E allora raccontiamo com'è nato Amen, perché è un'azienda che ha 12 anni e quindi è relativamente anche giovane. Amen nasce 12 anni fa in un momento particolare della mia vita, perché io lavoro in questo settore da tantissimi anni, dal 2000. Quando mi sono trasferito ad Arezzo ho iniziato a lavorare per un'azienda locale. Questa azienda mi ha lasciato letteralmente a piedi con un po' di debiti sulle spalle. Quindi in quel momento io dovevo decidere cosa fare. Arezzo è una fucina di aziende, di idee, no? E cercavo un prodotto maschile. Finché ho trovato questo bracciale in pelle con inciso il Padre Nostro e ho avuto un forte impulso di doverlo produrre e far conoscere al pubblico. Da quando ho iniziato con questo bracciale, grazie a Dio, sono ripartite le vendite, questo bracciale ha iniziato a vendere, ha avuto una crescita veramente incredibile. Per i primi 3 anni è solo cresciuto. E il primo negozio dove è stato aperto? A Firenze. E poi immagino da Firenze in Toscana e poi a macchia d'olio in tutta esatto. Italia. Noi lavoriamo con più di 1000 gioiellerie in Italia. I nostri negozi monomarca sono più concentrati in area Lombardia, Roma e qualcosa al sud. L'anello che cosa rappresenta? L'anello rappresenta la fede, la spiritualità. È una cosa che tu indossi, è personale, dal fuori non si vede cosa c'è inciso, però è una cosa tua ed è quello che ti accompagna durante l'arco della giornata. Ed è creato tutto in Italia, tutto fatto a mano, artigianalmente. È proprio il processo di come si crea un gioiello fatto a mano, niente di industriale. Io non ho mai voluto un testimonial per il nostro marchio, perché essendo un marchio particolare non volevo legare un viso o un personaggio all'articolo. E quindi negli anni ho avuto tanti personaggi che si sono avvicinati a Amen proprio per il significato che il brand ha e che gli oggetti hanno, quindi spiritualità. Ci hanno scelto personaggi della musica, personaggi dello spettacolo, personaggi dello sport. Per esempio Gianluca Vialli mi ha fatto una dedica dove mi ha scritto: a te un ricordo, a me il piacere di essere ricordato da te. E poi devo dire che anche nel mondo della musica. È stata una volta a Sanremo, Meta e Moro, noi eravamo lì con la nostra vetrina all'interno di un radio. Sono arrivati loro e io ho detto: volete vincere Sanremo? Indossate i miei bracciali. E loro li hanno indossati, io ho una foto di là. Con loro che vincono Sanremo e con il bracciale al polso. Poi può essere fortuna, può essere quello che vuoi. Li hanno indossati il volo, sono arrivati secondi. E con loro, per esempio, siamo andati alla giornata mondiale della gioventù a Panama, sono andato insieme a loro, dove Papa Francesco li aveva invitati a cantare l'Ave Maria, e insieme abbiamo donato al Santo Padre un oggetto unico che rappresentava lo Spirito Santo.
adesso che cosa hai davanti a te? Qual è il tuo prossimo obiettivo? Dare continuità a questo progetto, perché credo che sia un progetto che non può finire. Noi lavoriamo soprattutto sul nostro DNA, che è la spiritualità, perché credo che oggi ce ne sia veramente bisogno. In più, chiaramente, oggi abbiamo una collezione che spazia. Vogliamo fidelizzare la nostra clientela e quindi dobbiamo dare la possibilità di acquistare qualsiasi tipo di gioiello, quindi dallo spirituale, dal sacro al fashion. Allora Giovanni, adesso stanno per entrare le nostre tre candidate. Tu stai cercando una designer di gioielli e so che sono molto emozionate. Vediamo. Caspita, non me l'aspettavo così un'azienda di questo tipo. Tanti colori, religiosa, sacra, però un pochino magari fancy, chic. Caspita, sono gioielli davvero affascinanti. Sembra un paradiso. Wow, colori, gioielli, pietre luccicanti, foto gigantesche. È veramente un posto che ti lascia senza quasi parole. Un ambiente accogliente che ti mette proprio a tuo agio. E sono con il presidente della CNA Toscana, Luca Tonini, insieme al titolare di Amen. Abbiamo visto allora le candidate che sono entrate nella sua azienda. E presidente, entrare in una bottega artigiana o come oggi in un'azienda innovativa suscita sempre una grandissima emozione. Quindi passano gli anni, ma l'emozione è sempre la stessa. Passano gli anni, passano i secoli, ma la bottega artigiana è sempre un'emozione entrarci dentro. Siamo in Toscana, il cuore del Rinascimento. Abbiamo la bottega nel sangue e nell'anima, nel nostro DNA. Quando si parla di artigianato ci sono tre cose fondamentali: le mani, che è la manualità, la testa per quella che è la creatività, ma la terza, che è il cuore. Quando arrivi alla terza vuol dire che diventa arte, e quella è artigianato artistico. La CNA è presente sul territorio sempre per promuovere, per sostenere l'artigianato artistico. Ecco, di che cosa va più orgoglioso? Quest'anno siamo all'88esima edizione di MIDA, la Mostra Internazionale dell'Artigianato, la vera mostra dell'artigianato in Italia. È stata veramente un successo, un record. In 6 giorni abbiamo raggiunto oltre 65.000 presenze. Ecco, che cosa significa in generale per un imprenditore partecipare ed essere presenti ad una mostra che ha un respiro così internazionale? Sicuramente farsi vedere. È molto importante far vedere la propria produzione, far vedere cosa c'è dietro l'azienda, perché spesso la tua clientela ti conosce, ti compra, ma non riesce a percepire quello che c'è alle spalle di ogni azienda. Credo che una mostra sia il primo passaggio per poter incontrare gli operatori di settore, per poterci parlare, per poter avere un confronto e spiegare quello che si fa realmente nelle aziende. Un altro tema importante è quello della contraffazione, perché è un tema sempre di attualità. Quindi che cosa si sta facendo adesso per tutelare i prodotti artigianali toscani? Dobbiamo lavorare, essere effettivamente un trade union fra noi, le botteghe artigiane, l'artigianato classico, artistico, tradizionale e il mondo, la realtà pubblica, le forze dell'ordine. Essere iscritta a CNA è già una garanzia di tranquillità contro la contraffazione, perché il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, il combattere il lavoro nero, utilizzare materie prime del posto, del territorio, per cui avere una filiera corta. C'è molto ancora da fare, ma noi stiamo lavorando insieme ai nostri artigiani affinché questo, che non avviene soltanto in Italia, ma la copiatura dei nostri prodotti avviene molto spesso all'estero. Allora io la ringrazio, presidente. Io ringrazio lei. E adesso Giovanni, è arrivato il momento di vedere
nostre tre candidate che stanno per andare a fare il primo colloquio di lavoro con tua moglie. Chi vince cucina una settimana e pulisce casa. Ehi, una settimana, Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Piacere. Piacere, Anastasia. Io sono Claudia, sono responsabile delle risorse umane. Vedo che indossi una croce e una miracolosa. Perché? Mi piace esteticamente da indossare, la trovo una cosa bella. Non volevo dare l'idea di averli messi apposta o di averlo fatto... No, li ho da sempre, li porto da sempre. Cosa vuoi trasmettere te con i tuoi, con le tue creazioni, con i tuoi disegni? Sicuramente una parte di me. Quello che è qua poi passa su carta direttamente e poi appunto aggiusto quello che mi interessi si noti di più. Cattura un pensiero, inizio a disegnare quello. Quando ho finito quello, ne catturo un altro da questo flusso e vado in questa maniera qua. Quando poi vedo visivamente tutto quello che ho davanti, allora riesco a fare un pochino di ordine. Ecco, in lei ho capito questa passione che ha. Quando dice quello che mi frulla in testa, quello che mi passa per la testa, lo metto su carta. Quale pensi che sia una caratteristica che ti porta magari a distinguerti dalle altre ragazze? È come cucinare qualcosa per una persona a cui vuoi bene. Ci metto il cuore e la passione. Bella questa, sì. Questo credo sia. Quando vai a parlare di quello che è il suo realmente, si apre e sboccia veramente in una personalità fortissima. Ti faccio l'ultima domanda. Perché dovremmo scegliere te? Quando sono sotto agitazione mi tocco gli anelli, muovo le mani. Perché faccio parte di quella categoria di persone che sente la necessità di un gioiello che stia a metà tra un qualcosa di sacro e un qualcosa di un pochino più frivolo, femminile, e direi anche quasi coquette. L'idea del, diciamo, del frivolo, dei picnic sui prati coi fiorellini, della vita un po' da fatina, i fiocchetti, tutte queste cose molto simpatiche. L'unico dubbio che mi è venuto è: riusciresti a portare a termine un progetto che non parte da te? Vale a dire, io ti do un'idea per un progetto, un focus, riusciresti a svilupparmelo? Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Divino, cosa ti distingue dalle altre? Quello che mi potrebbe distinguere dalle altre è lavorare nel banco orafo, quindi partendo dal disegno arrivo fino a creare il gioiello fatto con le mie mani. Stando lì davanti ho avuto un po' di timore e quindi sono un pochino tranquillizzata, ma un po' di emozione ce l'avevo comunque. Cosa vorresti diventare da grande? Iniziare a lavorare in un'azienda, no? Capire più o meno come funziona, poi un giorno vorrei tipo creare anche un laboratorio mio. Poi piano piano, quando farò del mio, anche quello di aiutare i prossimi, soprattutto gli orfani. Mi ha incuriosito anche il fatto che sia molto propensa per l'altro. Secondo te, avendo studiato il nostro sito, quindi il nostro catalogo, qual è il gioiello che tu ti immagini per Amen che secondo te manca? Le spille? Non l'ho viste le spille. Quindi ho visto collane, orecchini ci sono, braccialetti ci sono con le frasi. Sì, però le spille non le ho viste. Divin, penso che abbia espresso anche poco quello che realmente è. Allora, scusa, se te non sai fare nulla, come dici te, perché sei qua? Per la personalità. No, Tetti, no. Secondo me dovresti togliere l'idea in testa che non sai fare nulla. Con Divin c'è questa sorta di rapporto tra anime gemelle, perché siamo state entrambe adottate e siamo nate tutte e due lo stesso giorno.
una l'anno prima e una l'anno dopo, quindi è stata una cosa molto carina da scoprire, da parlarne e tutto. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come pensi di poter mettere in pratica le tue idee e progettare un qualcosa per Amen? Diciamo, le idee non mancano. Ovviamente, essendo una cosa nuova, il disegno, la progettazione, devo imparare. Come tutte le cose vanno imparate, penso che solo l'esperienza possa rendere bravi qualcuno. Una cosa che mi ha colpito di Sofia, comunque, che mi piace, è che è molto frizzante. Una ragazza molto solare, aperta. Cosa hai capito di Amen? Ho visto anche varie collezioni, sono andata a spulciare un po' nel sito. Non sono solo religiosi come temi. Qual è il tuo valore aggiunto che potresti apportare a quello che hai visto? Forse i materiali, magari introdurre un materiale differente, però giustamente mi dovrei mettere lì e vedere un attimino tutto. Sicuramente ha molta creatività e magari potrà avere qualche difficoltà a metterla su carta, ma non lo so, questo poi dopo sarà da vedere. Ora mi devi dire perché si dovrebbe scegliere te. Non c'è un motivo, c'è solo voglia. Voglia di mettermi in gioco, di provare cose nuove, ho voglia di provare stimoli nuovi, ecco questo. Io ho risposto sinceramente che non ho un'idea di quello che vorrò fare, però voglio sentirmi libera, ecco, di poter esprimermi. Candidate hanno sostenuto il loro colloquio e hanno il sogno di poter iniziare a lavorare in un'azienda orafa. E l'orificeria qui ad Arezzo crea un indotto importante. Conosciamo allora questa realtà insieme al presidente CNA Arezzo, Fabio Mascagni. Buongiorno Adriana. Buongiorno Presidente. Che bello essere qua nella sua città, insomma nella sede qua di CNA Arezzo. Una bellissima realtà. È una bella realtà perché su Arezzo abbiamo un comparto orafo molto importante. Si può candidamente dire che è il più importante d'Europa perché abbiamo oltre 1100 aziende che occupano più di 8000 addetti. Quindi è una realtà che fa anche tanto prodotto interno lordo perché esportando circa 3 miliardi l'anno dà una buona spinta anche a quello che è il fatturato della Toscana. E alcuni giorni fa si è conclusa la fiera internazionale Oro Arezzo, di cui siamo molto orgogliosi perché la portiamo avanti negli anni e ha sempre dato delle ottime soddisfazioni. Ecco, quali sono per esempio le esigenze di un artigiano e di chi ha una piccola media impresa? Le esigenze sono di vendere, di conquistare mercati sempre più ampi, sempre più globalizzati e per questo la nostra associazione ha intercettato il mercato turco come un mercato di primaria importanza e i risultati si stanno vedendo perché siamo l'unico agente italiano che ha l'esclusiva sulla fiera internazionale di Istanbul che essendo a cavallo tra Oriente e Occidente apre molte porte e molti mercati. I nostri associati hanno la possibilità di partecipare per cui hanno una riduzione di costi, hanno una riduzione burocratica perché l'esportazione dei gioielli non è proprio una cosa così semplice. Insomma, l'unione fa la forza. L'unione, certo, l'unione fa la forza e dà la possibilità a un artigiano di mantenere le sue radici però di avere il mondo a portata di mano. Poi credo che sia anche importante far conoscere ai giovani il lavoro artigianale e soprattutto che cosa offre, quindi sia in termini di posti di lavoro e sia anche come occasione proprio di autoimprenditorialità. Ecco, su questo tema che cosa sta facendo la CNA Arezzo e la CNA Toscana? Noi abbiamo questa esigenza di far collimare le esigenze dei giovani che escono dalle scuole con le esigenze degli artigiani che hanno bisogno di assumere. E per questo si è avviato un paio di anni fa degli incontri nelle scuole, con i ragazzi, con le famiglie e non solo le scuole medie superiori ma anche le scuole medie inferiori. I ragazzi dimostrano interesse, alcuni artigiani hanno ricevuto delle lettere da degli studenti di ringraziamento
perché si riesce a fargli vedere la manualità e il cambio del lavoro artigiano nel corso degli ultimi 20 anni. Non c'è più il meccanico con le mani sporche, ma il meccanico usa il computer. Ci sono aziende artigiane che si occupano di intelligenza artificiale, di robotica, cioè il mondo è cambiato molto. E da qui si nota quanto a loro manchi questo tipo di conoscenza che noi stiamo portando direttamente nelle scuole. Presento Alice. Alice di Poppi in Casentino, un comune di 5.000 abitanti in provincia di Arezzo, ed è l'orgoglio anche della CNA qua rappresentato dalla direttrice generale di CNA Arezzo. Allora Alice, da Arezzo sei stata catapultata a Roma in Vaticano. Mi devi raccontare la tua storia. Ciao Adriana, ho 22 anni e faccio l'Accademia di Belle Arti di Firenze. L'anno scorso sono stata ammessa alla Scuola delle Arti e dei Mestieri, per la precisione la prima edizione, e eravamo soltanto 20 studenti in tutto il mondo. Un'opportunità quindi unica. Un'opportunità incredibile. E quando sei entrata, che opere d'arte hai potuto vedere, toccare ed esaminare? Innanzitutto, per prima cosa dirò la Pietà, perché la Pietà di Michelangelo. La Pietà di Michelangelo, che ho potuto vedere al di là del vetro, come altre opere, Bernini e così tanti altri. Il tuo ruolo era? Marmista e scalpellina. Per me è stato un onore, perché sono stata 9 mesi in un contesto fantastico e ero la prima donna marmista. Dal 500, durante il cantiere di San Pietro. Un primato incredibile, di cui andare anche veramente fieri, Eddie? Fierissime. Dopo i 9 mesi mi è stata data la possibilità di lavorare all'interno del Vaticano in pianta stabile, ma ho rifiutato perché voglio creare la mia arte e investirla nel mio territorio. Wow, che determinazione! Stupisce! E so che questa tua scelta ha creato veramente tanto scalpore, tanto che insomma quasi tutti i quotidiani hanno raccontato la sua storia. E so che insomma anche tu, Eddie, hai letto quest'articolo e sei stata molto colpita. Subito mi sono detta, devo conoscere questa ragazza, e l'ho incontrata perché sono rimasta colpita dalla sua determinazione. È così giovane e appena ci siamo incontrate mi è scattata subito l'idea di adottarla come CNA. Hai sentito che messaggio potente nei confronti dei giovani e dell'artigianato che noi rappresentiamo? Lei vuole creare il suo futuro con le sue forze. E quindi ho detto, l'assistiamo in tutto l'iter per l'apertura della sua futura bottega artigiana, non appena terminerà gli studi. È la nostra ambasciatrice dell'artigianato artistico tra i giovani, perché una persona con tale passione, ma anche coraggio, merita di essere premiata. Infatti è con noi negli incontri nelle scuole, a parlare del suo futuro con gli studenti, proprio da aspirante scalpellina. Che carattere che hai dimostrato! Mamma mia! Allora, io ti faccio intanto un grossissimo in bocca al lupo. Grazie. Per il tuo lavoro, e quello che abbiamo capito è che tu hai veramente una grandissima passione, e spero che lo stesso mordente che hai tu sia presente anche nelle nostre 3 candidate, che adesso si apprestano a fare la prova sul campo. Ciao ragazze, sono Marzia Miramari, faccio la visual per l'azienda Amen e allestisco vetrine per le gioiellerie. Collaboro con i proprietari da ormai 3 anni e abbiamo necessità di innovazione. Chiedo a voi di farci vedere i vostri progetti e chissà che magari uno dei 3 potrà entrare a far parte della nostra collezione. Eccola Anastasia. Ciao Anastasia. Ciao. Ciao Anastasia.
Allora, qui abbiamo un po' di elementi carini e frivoli che mi piacciono, quindi fiocchetti, ciliegine, orzacchiotti, un agnellino. Di qua abbiamo qualche simbolo sacro, tra cui vari cuori sacri. E poi mixando i due, poi ho sviluppato, diciamo, le idee che mi piacciono di più. Che sono queste. Abbiamo una collanina con un orsacchiottino di peluche che tiene in mano un cuore sacro e un orecchino che dovrebbe ricordare un pochino le ciliegie, però al posto delle ciliegie anche qua si gioca col concetto di cuore sacro. Quindi hai voluto ringiovanire praticamente quello che è la spiritualità portandola a un livello quasi giocoso. Sì, esattamente. L'idea ci potrebbe anche stare di riportare al gioco la spiritualità e quindi sdrammatizzarla. Involontariamente ci ho messo più del mio di quanto avrei dovuto. Mi lascia perplesso il mix tra l'orso e il sacro cuore con le spine. Mi suona male. Il cuore nero perché gli volevo dare un tocco mio. Un tocco mio, un tocco un pochino d'archettone, un pochino gotico. Lei disegna secondo come lei. Infatti mi sono chiesta, ma riuscirà Anastasia a crearmi una collezione, a propormi un gioiello su una simbologia, su un significato che magari non la rispecchia proprio? Il cuore nero non è ben recepito. Il cuore o lo fai rosso o il nero è troppo dark. Ho apprezzato che mi siano state dette queste cose perché appunto era una cosa che non avevo realizzato. Deve riuscire a mettere su carta sì la sua personalità, ma cercando di ammorbidirla un pochino. Se vuole fare questo mestiere deve allargare gli orizzonti perché il target è molto più ampio. Grazie Anastasia, brava. Grazie, grazie. Ci si vede tra poco. Presento il mio progetto. Cosa rappresenta? Lì leggo Pax, vedo Noè. Cosa rappresenta questo? Ah, allora, Pax significa pace. Quindi la colomba, essendo un simbolo di pace, ho voluto creare, seguendo ovviamente il brand spiritualità, ho voluto creare la colomba che è proprio il simbolo della pace. Quando io creo gioielli, di solito, spesso penso sempre se può indossarlo mia mamma, o mia nonna, o mia sorella. Secondo te a chi è rivolto questo oggetto? Chi è il cliente? Quello che frequentano la chiesa. Perché? Perché dovrebbe essere qualcosa di molto spirituale. C'è chi piace, a chi no. E quello... sono gusti. Ti piace? Sì, forte, molto forte. Mi manca un po' la parte di innovazione, però molto bello. Non ha portato niente di giovanile, che lo possa rivolgere ad un pubblico magari che non sia prettamente un pubblico più maturo. Maturo, sì. Come lo vedi contestualizzato con le nostre vetrine? Non facile. Non facile, sì. Cioè, può essere inserito, ma è un articolo molto, molto difficile. Un articolo vetrina. Sì, l'oggetto è particolare, bello, non di facile realizzazione, però ci si può arrivare. Però alla fine ha portato anche un oggetto che è contestualizzato con il brand, chiaro che è poco commerciale, perché quando disegni devi pensare anche alla commerciabilità dell'oggetto. Ti ringraziamo. Grazie. Grazie, Divina. Grazie. E ti faremo sapere più presto. Grazie mille. Ecco Sofia. Buongiorno. Ciao Sofia. Buongiorno. Allora, questo è il mio progetto. Vai, spiega. Io ho, diciamo, indagato su cosa volesse dire Amen. E ho trovato che vuol dire verità, veritiero. E quindi ho pensato, perché non provare ad introdurre qualcosa di nuovo, come appunto lo specchio? Perché in realtà la parte centrale dell'anello è formata da una lastrina di specchio, che sarebbe vetro float, si chiama.
E per il resto il disegno non rende tantissimo perché non è il mio punto forte il disegno. Quando mi sono seduta e mi sono sentita, non lo so, osservata e capita, proprio l'ansia e il disagio sono scese per dare forma magari a contentezza e tranquillità. Prendendo di riferimento un anello già esistente sul sito di una collezione passata, ho provato a modificarlo un pochino, cercando di mantenere comunque le forme, lo stile. Interessante. Come una bella idea, sì. Mi hanno fatto piacere le parole che hanno utilizzato, mi hanno dato carica e soprattutto voglia di spaccare. Lei ha avuto un'ottima idea, ma non so per il proseguio cosa e come potrà dare una continuazione alle collezioni. Mi piace molto il materiale, cioè l'idea dello specchiato, dello specchio, che poi lo puoi dopo riportare anche e fare tutta la collezione. E se quello che vuole fare deve imparare anche la tecnica, cosa che in questo momento non ha. È vero che gli manca la parte tecnica, però l'idea conta tanto. Grazie mille allora. Grazie. E brava. Buona serata. Ciao. Ciao. Ed eccoci qui adesso, arrivati al momento forse più importante di tutti questi giorni trascorsi qua in azienda ad Amen. Avete conosciuto la creatività di questa bellissima azienda, avete portato un bellissimo progetto, tutte e tre, e adesso è arrivato il momento di capire chi di voi sarà la nuova designer di gioielli di Amen. E questo forziere che avete di fronte a voi contiene qualcosa di veramente importante. Apritelo. Di solito sono una persona molto ansiosa, molto agitata, emotiva, a cui viene magari facilmente la tachicardia, però sono tranquilla. Sono un po' agitata, emozionata, ma comunque sarò felice. Avete tra le mani una chiave, un badge. È una chiave che aprirà le porte dell'azienda Amen. È un'opportunità da non perdere. Sembrano tre badge uguali, ma in realtà uno solo aprirà la porta dell'ufficio dove poi andrete a esprimere la vostra creatività. La scelta è stata fatta, Giovanni? La scelta è stata fatta. Condivisa anche con la moglie? Condivisa. Vedo gli occhi vostri che brillano, il sorriso di Divine. L'emozione. Di Sofia, l'emozione di Anastasia. Guardatela attentamente questa chiave, perché rappresenta per voi un grande sogno. E chi sarà tra voi? Sofia? Anastasia? O Divine? Chi sarà la nuova designer di gioielli dell'azienda Amen? Thank you.
immagino già mia mamma piangendo che vede questo pezzo. Perché comunque è la prima che crede in me. Ah. Guarda un po', grazie. Il titolare di Amen, che ci tengo tantissimo a congratularsi. Grazie mille. Con te e guarda che cosa c'è qua. Oddio mio. Voilà. Grazie. Una proposta di contratto, venite. Allora, prima di tutto serve la firma del titolare. E allora un applauso! Non abbiamo avuto dubbi, perché lei è stata quella che ha innovato rispetto alle altre due ragazze. Ci siamo guardati e poi abbiamo detto sì, lei potrebbe essere la persona giusta. Sono state brave comunque tutte e tre, però alla fine lei ha avuto l'idea diversa da tutte le altre. Questo è stato il motivo della scelta e siamo soddisfatti così. Ma tremi come una foglia! Vabbè, normale. No, non me l'aspettavo. Dai, è lì, è l'inizio veramente di un tuo nuovo percorso lavorativo. Pensavo di essere quella più svantaggiata in realtà a livello di tecnica, di tutto. Invece poi non vedo l'ora di iniziare. Brava! Devi pulire e fare il dolce! Devi pulire e fare il dolce! Io inizierò la scommessa precisamente nel 2027. Hanno stato un coso, mi ha preso un coccolone. Missione lavoro, missione compiuta. Vi aspetto la prossima settimana per far firmare ad uno di voi un nuovo contratto di lavoro. E adesso vi lascio con i consigli di Leonardo Leone. E ricordate, cerchiamo te. La ricerca di lavoro tramite social è un nuovo punto di partenza per una prima valutazione dell'immagine, anche digitale, dei candidati. Chi cerca lavoro può vedere le aziende sui loro canali social, così come le stesse aziende possono fare delle ricerche per valutare i potenziali candidati attraverso la loro immagine social. Infatti, molte aziende in fase di valutazione dei profili delegano a chi si occupa di selezione di analizzare sia il curriculum e poi i canali social del candidato. È ovvio che i profili con delle foto professionali, con dei contenuti affini alla propria professione, che trasferiscono senso civico, etica e capacità, saranno apprezzati rispetto a quei profili che hanno pubblicazioni con contenuti non in linea con l'etica morale o contrari ancora di più alla visione aziendale. Ecco qualche suggerimento per rendere più appetibili i tuoi profili social agli occhi dei selezionatori. Metti una foto che ti ritrae, in cui trasferisci professionalità e fiducia. Arricchisci il più possibile il tuo profilo biografico sui social media, quindi specifica magari il tuo percorso di studi, le tue esperienze professionali, i tuoi hobby. Posta contenuti che valorizzino quindi le tue competenze. Sii coerente con l'immagine che desideri comunicare di te, andando proprio ad articolare la tua pagina social con un taglio professionale, con la stessa accuratezza che adotteresti per scrivere il tuo curriculum. Fai molta attenzione al linguaggio e stile. Occhio agli errori grammaticali e le volgarità. I social media sono una vetrina di grande impatto. Quello che è scritto lì però non va mai via, rimane. Un buon comportamento digitale e presenze social ben gestite possono portare alla tua reputazione un valore aggiunto inestimabile. Siamo nell'era in cui il bigliettino da visita è sostituito dai social. Successo e fallimento non sono mai casuali. Tu che cosa vuoi ottenere?